Un'Academy che possa colmare la mancanza di impianti sportivi sul territorio, uno spazio dove il calcio e lo sport facciano rima con divertimento e impegno sociale per i giovani. Questa è la finalità del progetto della neonata associazione sportiva SD Città di Vico Equense, presentato al Cineteatro Aequa, durante un affollato incontro a cui ha preso parte il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello. Un progetto che prima di essere sportivo è principalmente sociale, perché ci troviamo in un'età particolare dei ragazzi, il settore giovanile, dove talvolta venivano abbandonati a se stessi, perché finita la scuola calcio questi ragazzi non avevano riferimenti. Talvolta i migliori andavano a giocare fuori paese, oggi invece abbiamo una struttura e soprattutto una società importante che ci darà l'opportunità di mantenere questi ragazzi sul territorio. I ragazzi nati tra il 2007 e il 2010, i primi a cui saranno aperte le porte dell'Academy per disputare i campionati FIGC Under 15, Under 16 e Under 17. Fra i servizi che in forma gratuita l'Academy della SD Vico Equense metterà a disposizione dei suoi calciatori, il supporto di un team di psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti e sostegno post-scolastico. La sede sociale di Massaquano, a pochi passi dal campo di allenamento e di gioco, diventerà il centro della vita sociale dei giovani calciatori, che avranno accesso alla struttura anche per attività ludiche ed educative. Altri dettagli li hanno forniti il direttore generale e il presidente, Gianmaria Di Maio e Vincenzo Doriano. Tutto è assolutamente ambizioso, che si dividerà in più fasi, la prima della quale la partecipazione di 3 squadre, Under 15, 16 e 17 campionati federali. Cercheremo di allargare i servizi e le offerte ai nostri tesserati in modo tale da poter compiutamente supportare i nostri giovani nello sviluppo sociale, umano e sportivo. Partiamo con delle categorie under 15, under 16, under 17 per poi espanderlo in altre categorie di prima squadra under 18. Ci auguriamo che sia una prima squadra composta da tutti i ragazzi che adesso stiamo cercando di farli crescere in modo sano.